molto bello essere qui a ricordare Herbert Pagani, ed è molto bello essere qui con Marco Ferradini, che nel mio caso è stato una delle prime persone che ho conosciuto in questo ambiente. Pensate che io, lui e Pachi, il cantante dei Nuovi Angeli, siamo le tre voci maschili nei cori di Montagne Verdi di Marcello Bella, chi l'avrebbe mai detto. E poi Marco ha avuto una straordinaria carriera anche grazie a un magico weekend in cui con Herbert ha scritto dei veri capolavori. Io non ho mai conosciuto Herbert Pagani, però abbiamo vissuto nello stesso milieu, avrebbe detto lui, nella stessa Milano degli anni 70, creativa, piena di voglia di crescere, di entrare nel mondo. Innanzitutto voglio ringraziare l'amico Marco Ferradini per la possibilità di far parte di questo progetto nobile, che è un tributo, un CD, e questa serata soprattutto un tributo per il grande maestro Herbert Pagani. Herbert è un po' una pietra preziosa che a un certo punto cade in una duna di quei deserti che lui cantava molto. Un progetto ad oggi dedicato a lui è altrettanto una pietra preziosa che ha il compito di togliere quella polvere che c'era su Herbert e di riportarlo allo splendore che merita. Quindi io auguro veramente tantissima fortuna a questo evento, a questo progetto, e naturalmente un grande saluto a un maestro come Herbert Pagani. Ciao Herbert. Beh, cosa dire, con Marco abbiamo condiviso moltissimi anni di questa nostra avventura. E Herbert è stato per Marco un punto cardine. Questa cosa che lui sta facendo con questa grandissima dedizione che dura da qualche anno, perché ha costruito questa cosa con un amore e una intensità che ha coinvolto tutti noi, cioè tutti quelli che lui ha desiderato coinvolgere in questa sua iniziativa. Ricordare Herbert in un'Italia come questa di oggi è un compito, devo dire, passatemi il termine un po' retorico, però altamente meritorio, perché in un panorama come quello che stiamo vivendo, ricordare persone che hanno una sensibilità e hanno avuto una sensibilità così profonda, non solo nel raccontare esperienze e sentimenti, ma anche nel fare quadri, tant'è che Herbert era anche pittore in questo, quadri visivi importantissimi, di spaccati di società e di caratteri. Questa cosa è davvero, come diceva anche prima un altro amico, è davvero preziosa, quindi io sono molto onorato.